Voragine di bilancio, partecipate, rifiuti, bisogna fermare il caos. I parlamentari etnei del Movimento 5 Stelle hanno tenuto questa mattina una conferenza stampa sulle condizioni della città. Catania è allo sfascio, dicono, ostaggio di un'amministrazione incapace e inefficiente, guidata in modo personalistico da un sindaco che sfugge alle proprie responsabilità e che ha come obiettivo primario la promozione di se stesso. Un sindaco che non rispetta lo statuto comunale e che relazionerà sull'attuazione del suo programma dopo quasi 4 anni di mandato solo perché costretto da 23 consiglieri. Nel corso dell'incontro si è discusso delle presunte gravi inadempienze e delle ombre che peserebbero sull'operato dell'amministrazione, dalla questione PUA Porto Interporto alla voragine del bilancio, dalla gestione delle partecipate al caos cartellonistica e raccolta dei rifiuti, dal degrado del centro storico alle anomalie dell'ufficio stampa comunale e a quello che viene definito uno spregiudicato ricorso alle consulenze esterne. Innanzitutto, secondo noi bisogna amministrare, quello che non abbiamo visto fare in questi anni, lo abbiamo visto in particolare seguendo tutta la storia del bilancio di Catania e del piano di riequilibrio finanziario. Crediamo che si potesse e si doveva fare molto di più di quello che è stato fatto. Crediamo che in una città che già è in forte difficoltà economica non ci si possa solo appoggiare sui fondi che possono arrivare dalla regione o comunque in qualche modo sono destinati ai comuni, ma che bisogna mettere a frutto quello che di buono c'è nella città di Catania, partendo dai beni del comune di Catania, quindi dai beni demaniali e dai beni immobili. Non intendiamo dire che bisogna vendere e privatizzare, ma intendiamo dire che bisogna trarre giovamento degli affitti che si potrebbero mettere a canoni più adeguati e spendere tra l'altro appunto meno soldi. Sappiamo benissimo che c'è anche un problema di riscossione in questa città e purtroppo così dicono le carte, cioè che pochi cittadini riescono veramente a pagare le tasse. Vorremmo capire quanti di questi non pagano le tasse per incapienza, in quel caso ovviamente nulla da dire, ma quanti invece evadono semplicemente il fisco. È chiaro che una città non può mantenersi sul nulla. E poi tutta un'altra serie di problemi sulle partecipate, come avete visto, a partire dalla azienda municipale trasporti per continuare con tutte le altre. Questa è una città molto complessa che richiede un'attenzione particolare, un'attenzione che noi non abbiamo visto da un sindaco che sembra essere rimasto al periodo in cui era ministro e quindi continua a vivere probabilmente uno scenario politico che non è più quello locale, ma quello locale è quello che ha bisogno di un'amministrazione seria e che ci auguriamo sarà la prossima amministrazione di Catania, che sia del Movimento 5 Stelle o no. Quello che ci interessa è che chiunque si siederà su quella poltrona possa portare risultati, perché è sotto gli occhi di tutti purtroppo la nostra bellissima città in che condizione ridotta.